ha messo veramente tanto per poter dire ad un'uva così fragrante, leggermente grossa, con una corteccia giallo dorata, con profumi estremamente interessanti, che era un vino a denominazione di origine protetta, come la DOP Moscale della Cina, che è nato, è stata quasi l'ultima delle DOC italiane, prima che è stata fatta la riclassificazione nazionale, ad essere stata inserita, ecco, proprio nel tempio delle DOC nazionali. Moscato di Terracina chiaramente nasce originariamente sui tumuliti, così come era il dialetto terracinese, che sono questi leggeri avvallamenti del terreno sabbioso, ma che poi è stato portato negli anni 60-70 leggermente nell'entroterra, Valle Marina e quella che è la parte praticamente leggermente mitigata dal lago di Fondi, insomma, ecco, quel territorio lì. Le sue origini chiaramente sono allottone, quindi proprio sono autoctone, perdonate, proprio del territorio, ma il vitigno, salendo leggermente, ecco, su un dislivello dei 30, 40, 50 metri, ha anche assorbito quella che è il terreno, quindi la mineralità. In più la mitigazione, la parte mite del microclima marino è riuscito a dare quella impronta a questo moscato di Terracina, che ha una sua specifica caratteristica. Non lo possiamo assimilare a tutti quanti i moscati a livello nazionale, ma la sua gentilezza nell'olfattiva, la sua decisa, come ti posso dire, grado di amabilità al palato, lo rende unico. Lo rende unico, così come il nostro consumatore, che lo gradisce prevalentemente a tutto pasto. Anche esatto. Qui è un altro dato che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché non è un vino da fine pasto, ma è un vino che si adatta a una cucina tipica mediterranea a base di pesce, perché ha acidità, visto quello che avevamo anticipato prima, noi raccogliamo le uve leggermente in anticipo, quindi a volte l'acidità e il grado zuccherino non vanno di pari passo, ma la riesce a mantenere bella in tenore alto, e quindi è un vino che si presta proprio a questa cucina mediterranea a base di pesce. Sì. Infatti, poi devo dire che voi ne fate in due versioni, no? Sì, per la mia azienda l'ultimo nato è stata la soluzione secco, che gli opinion leader addirittura ce lo mettono sui crudi di pesce, e lì è stata la vera riscossa di questo vitigno, che avendo un'aromaticità così particolare, non troppo esuberante, ma in armonia con quello che è la pietanza, riesce a dare delle emozioni gustative intorno a un tavolo che veramente in alcuni casi ci lasciano a bocca aperta. Hai assolutamente ragione. Ricordiamo che tu fai due tipi di moscato, come ho detto, l'amabile e il secco. A me piace moltissimo, non ti nascondo, l'amabile, perché non è troppo dolce, perciò non è dolce e diventa poi stucchevole, ma è amabile, perciò c'ha questo sfondo di dolcezza che lo ritrovo veramente, veramente molto buono, e che lo abbino anche, oltre a fine serata con gli amici, che è fantastico, ma personalmente mi piace molto con i formaggi stagionati. Sai che a volte ci si mettono, no, le marmellatine, il miele, eccetera, eccetera, no? Io invece mi piace moltissimo berlo con il tuo vino. Ecco, io sotto questo punto di vista lascio la parte praticamente emozionale al mio consumatore finale. Da produttore ti dico che prediligo un equilibrio olfattivo-gustativo quasi uno a uno, e quindi questo è quello che mi ispira a poter produrre un prodotto che in qualche modo ha la valenza per il mio consumatore a 360 gradi, quindi sia come aperitivo, sia a tutto pasto, sì, sia è vero, a fine pasto, perché non consideriamo anche la nuova tendenza del mangiare fuori casa, e il mangiare fuori casa con un vino che in qualche modo, tanto non possiamo più bere bicchieri di prodotto, ma il sorseggiare un prodotto che mi rende amabile e mi migliora il palato, non apprezzo. Quindi, e poi ha una gradazione alcolica, ha una gradazione alcolica non molto alta, no? 12 gradi e mezzo, se non mi sbaglio. Cerco di tenerlo intorno ai 12 gradi, perché 12,50 è facile poterlo avere, anche perché il residuo zuccherino mi può portare fino ai 13. E infatti la soluzione di Elogio, che è il moscato di Terracina secco che abbiamo,
ho dato al prodotto stesso la sua naturalità dandogli 13 gradi secco, ma lo preferisco anch'io in alcuni casi da produttore amabile, perché è più facilmente abbinabile, più disimpegnativo. Non ho necessità di essere coinvolto dall'abbinamento cibo-vino a 360 gradi, Luca. Hai assolutamente ragione, sono d'accordo con te. Senti, vogliamo ricordare i due appuntamenti che abbiamo a Italy? Bene, Italy è una di quelle insegne che in qualche modo ci ha reso orgogliosi di essere produttori nell'agro pontino, perché ci ha quasi scoperti a tanti vinitali fatti insieme, e ci ha seguito più di qualche anno degustando i nostri vini e poi ci ha inserito all'interno della sua catena distributiva, e ti posso tranquillamente dire a cuore aperto che siamo tra i primi produttori di prodotto locale in vendite. Dall'altra parte ci forgiamo di essere, così come il nostro Eccoci tornati in onda, è caduta la linea e abbiamo sentito, si vede che il terremoto sta prendendo, esageriamo quanto vogliamo, e stiamo cercando di recuperare, il telefono del nostro amico non va, e quindi adesso ci sentiamo un po' di musica. Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro quando penso a te. Rieccoci in onda, tutto riparato, tutto ripristinato. Buonasera Gianluca. È il bello della diretta questa, È il brutto della diretta. Ciao Dario, no, è bellissimo questa cosa, grandi, bravi. E dove eravamo rimasti? Chiaramente il prodotto Moscato di Terracina riesce a darci delle soddisfazioni, e le attività che ci permettono di parlare con il nostro consumatore, quindi fare un pochettino di comunicazione, di comunque far toccare il viso del produttore, scambiare le quattro chiacchiere, per noi è il core business dell'impresa, cioè portare oltre a un prodotto anche la nostra cultura, lo stile di fare prodotto, lo stile di abbinamento enogastronomico, e grazie a queste insegne distributive che in qualche modo riescono a proporre, mi permetto, delle eccellenze locali tipiche, a me rende come da produttore un qualcosa di altamente qualificante. Perfetto. Non allora è tanto Italy, chiaramente. No, certo. Di lancio, facciamo tante altre attività, possiamo tranquillamente dire, in maniera cadenzale, portando sempre avanti quello che è un marchio che piano piano ci sta dando sempre più ragione, che è quello dell'agropontino. Quindi oltre alla cantina Villa Gianna abbiamo messo insieme un'associazione che si chiama prodottipontini.it, dove è possibile per coloro che vogliono assaporare e acquistare qualcosa online senza nessun tipo di grossi costi, ma permettono a sua volta di avvicinare tante micro realtà che nel territorio dell'agropontino stanno emergendo per un fattore qualitativo. È vero. E questo ne sono orgoglioso, come sentite, così accorato, perché è proprio l'agropontino vitrinicolo che ha reso alla regione Lazio la notorietà che in qualche modo si era un po' persa con il tempo, no? Prima si parlava soltanto di Frascati, poi si è cominciato a parlare di monovarietali internazionali piantati in un territorio dell'agropontino, si sta parlando di prodotto a piede franco, come mi permetto sempre, come il Bellone o conosciuto come Cacchione. Si sono riscoperti il Nero Buono di Cori, si è messo nella DOC il Moscato di Terracina. Santo cielo, tanta roba. Un elenco così lungo, Dario e Luca, che veramente, oggi ne abbiamo di tempo.
la capacità dell'imprenditore, la caparbietà dei nonni e la volontà del poter far emergere un territorio da parte di mio padre, e noi come, ecco, come Gianluca, Francesco e Alessandra, che siamo stati un pochettino coloro che hanno lanciato alla, come si dice, al consumatore il nostro marchio, il nostro saper fare impresa, il nostro modo di poterci proporre, ad arricchire completamente un territorio che ha tanta necessità, perché non è solo metalmeccanico, non è solo farmaceutico, ma all'agropuntino arriva la zucchina bianca di Terracina, arriva la Gianluca, Gianluca, mi fermo. Il nostro problema è che la passione non ha orologio, e invece noi purtroppo l'orologio lo dobbiamo avere. Allora guarda, vi ringrazio. No, grazie a te. Dal cuore di questa piccola intervista. Spero di aver messo all'interno tutto e non essermi dimenticato niente. Chiaramente grazie a voi. No, Gianluca, tanto quello che ti sei dimenticato, la nostra parola. Quello che ti sei dimenticato lo riproporremo, ce lo dirai un'altra volta, in un'altra occasione. ci si ribecca da queste parti. Voglio dire una cosa, no, ti ringraziamo a te per la tua disponibilità. So che stai lavorando e ti sei uscito da una riunione proprio per fare un intervento qui, e ti ringraziamo anche io e Dario. E volevamo dire grazie soprattutto anche alla tua famiglia, che ogni volta che ci accoglie, e accoglie tutti nella stessa maniera, è una festa. Organizzate tante cose, io invito tutti ad andare a vedere la cantina. E ormai dobbiamo aspettare ancora un anno, però a settembre voi fate una cosa meravigliosa, che è il benvenuto. Hai altro tempo? Sì, no, è stato un piacere. No, Gianluca, non ce l'ho, perciò ti saluto. La riunione ti chiama. Ok, grazie. Comunque, ecco, sottolineo soltanto: emozione della vendemmia, la prima settimana di settembre, portate i vostri ragazzi per ripercorrere, così come lo abbiamo fatto noi da bambini, l'emozione proprio di poter pigiare l'uva, di realizzare Gianluca. Modo, ecco, ci si perde. È un piacere ascoltarti. Grazie Gianluca. Buona serata, grazie. Però, Luca, è forte Giannini, eh. No, ma sai qual è il discorso, Dario? Lo troviamo in Giannini perché poi lui è un personaggio, ma lo troviamo anche in tante altre persone. Tu che ora non temi, ignora nel canto quel coro ammaliante che rompe alla mente per quanto mulini le braccia, oramai non potrai far più niente. Ma se ti rilassi, abbandoni il tuo viso al lunghissimo sonno, oh mio pizzo mondo, tu guarda quell'onda beffarda che affonda il tuo amore indifeso. Io ti resterò per la vita fedele, e se fossero pochi anche altri 100 anni, così addolcirei gli inganni delle tue sirene. Cristalda era bella e lui da lontano poteva vederla ancora così con la mano protesa, e forse una lacrima scesa nel vento. Fu solo un momento, poi lui sparì al largo e lei in casa cantando, neppure il sospetto che intanto da sotto la loro vendetta all'ennesimo suo rifiuto un giorno fu punito. Spiagge di Vieste, malvagie sirene, qualcuno le ha viste portare nel fondo Cristalda in catene. E quando le urla raggiunsero il cielo, lui impazzì davvero, provando a salvarla perché più non c'era, e quell'ira accecante lo fermò per sempre. E così la gente lo ammira da allora, gigante di bianco calcare che aspetta tuttora il suo amore rapito e mai più tornato.